Ciao, sono Marco del negozio Passport. Prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Oggi vi voglio presentare una scarpa da trail che si pone in completa discontinuità rispetto al mercato. Signore e signori, ecco a voi Brooks Catamount. Ma iniziamo questa recensione con un'interessante curiosità. Catamount sta a indicare il leone di montagna, il puma, ed è per questo che Brooks con questa scarpa vuole far sì che i suoi trail runner si comportino come il puma in montagna, quindi veloci, rapidi e scattanti. Andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le caratteristiche tecniche di Brooks Catamount. Iniziamo dalla tomaia. Vediamo che la tomaia è realizzata con un mesh monofilo rinforzato con ulteriori rinforzi laterali termosaldati che servono a proteggere il piede da rocce e quant'altro, ma soprattutto a far sì che la tomaia stessa sia molto robusta e resista bene alle abrasioni. La lacciatura con 6 fori è molto precisa e tiene molto ben fermo il piede al suo interno. Il laccio a sua volta è un laccio piatto, un po' elasticizzato, ma la cosa interessante è il materiale con cui è composto che fa sì che il nodo, una volta fatto, sia molto difficile a che si slacci e quindi una sicurezza in più per il piede e per le nostre corse. Altro piccolo dettaglio, l'elastico posizionato a metà della lacciatura che serve per infilare il nodo e quindi tenere tutta la lacciatura ancora più ferma. Il fitting e la calzata di Brooks Catamount sono davvero un valore aggiunto. Infatti il piede al suo interno è ben saldo, ma allo stesso tempo gode di un ottimo comfort. Andiamo adesso a vedere quella che è la grande novità su Brooks Catamount, vale a dire l'intersuola e il battistrada. L'intersuola è realizzato con la nuova mescola DNA Flash. Praticamente Brooks utilizza il classico DNA con un'iniezione di azoto per far sì che la mescola stessa diventi molto performante, molto ammortizzata, ma allo stesso tempo molto elastica e che garantisce un'ottima elasticità e di conseguenza un'ottima spinta. Il battistrada presenta dei tasselli di media altezza con diversa direzionalità dei tasselli stessi per garantire un'ottima trazione in ogni direzione. Altra particolarità è la mescola di gomma che offre un grip davvero eccezionale e ultimo, ma non ultimo, l'applicazione della Ballistic Rock Shield nella parte anteriore della scarpa che fa sì che il piede in questo modo sia protetto da eccessivi contatti con il suolo. Fondamentalmente questa piastra fa sì che non si sentano tanto i sassi del fondo su cui si corre. Che dire ragazzi, questa scarpa, come detto inizialmente, si propone come elemento di discontinuità, non fosse altro che per il nome, Catamount, e soprattutto per il colore. Questa livrea bianca è davvero un colore particolare e molto nuovo nel mondo delle scarpe da trail running. A chi consigliamo questa scarpa? Questa volta vorrei far diversamente, vorrei fossi tu nei commenti a dirci cosa ne pensi delle caratteristiche che ti abbiamo spiegato di Brooks Catamount e vedere assieme magari di capire quali sono le tue esigenze e se si possono adattare bene a questo tipo di prodotto. Concludo questo video invitandoti a visitare anche il nostro blog dove abbiamo fatto una recensione davvero dettagliata di Brooks Catamount. Vi aspetto come sempre a venire a provare nei nostri negozi e se abitate lontano, perché no, anche online sul nostro sito www.passport.it. Ciao!